dal 1580, quando Giacomo Sannito fondava la messa dell'alba per la chiesa di San Giovanni Battista, allora a Ibla, all'Aves, al Vocri, quindi fino all'altro ieri, Ragusa vanta una forte tradizione di associazione volontarie, laiche, questo è importante dirlo, laiche, anche se ispirate cristianamente, perché anche le confraterne erano laiche. Non sempre ne conosciamo la storia. E i San Giorgiari, quando volevano accusare i San Giovannari per il loro modo innovativo e ribelle di fare, dicevano che sul piazzale del Carpine ha costruito una chiesa con i fondi della messa dell'alba. Quindi, come si dice, distorsione, appropriazione indebita, malversazione, cioè, era un'accusa che faceva. Da ora cercheremo di capire la nostra storia dal punto di vista della solidarietà. Collegio di Maria fino al 1865, quando fu costruito a seguito della divisione dei due comuni, praticamente era l'unico edificio civile che esistesse a Ragusa. Due mesi fa abbiamo fatto i 40 anni di vita della Caritas diocesana voluta da Paolo VI nel 72 e poi nel 75, diciamo che Monsignor Battaglia iniziò quest'opera della Caritas, e dentro il palazzo del Vescovato nasce appunto questo organismo pastorale di promozione della solidarietà, di attenzione ai poveri, e nasce prima di tutto il consultorio familiare con il CIF, quindi la consulta femminile, che danno vita al primo centro di ascolto sulle dipendenze, no? Perché tra gli anni 85 e 90 si avviò il primo centro di ascolto. Centro di ascolto che vide anche tanti dei volontari del Vocri fare dei turni lì di ascolto. Città di Ragusa, in stretta sinergia con altre realtà, anche delle parrocchie e degli istituti, da lì parte il coordinamento delle emergenze, parte anche l'attività con i corridoi umanitari e il progetto Rifugiati a Casa Mia, quindi di persone che a rischio di vita arrivano in sicurezza nel nostro paese. Concludo in questo percorso dicendo che dalla Caritas Centrale ormai 3 anni e mezzo, e quando l'abbiamo avviato si diceva ma Ragusa una mensa per i poveri, sì, da 3 anni e mezzo nel 2017 abbiamo chiuso con oltre 13.000 pasti, anche qui con una sinergia forte con le suore che hanno messo, hanno accomodato l'uso gratuito alla diocesi, tutti i pasti dell'istituto in cui c'è una importante cucina dove facciamo da 100 a 120 pasti 3 volte a settimana, perché le nostre energie arrivano a questo. L'80% di questi pasti riguarda famiglie ragusane, no? Quindi quell'idea che gli interventi sono fatti sugli immigrati non è così.
bambini, dai bambini siamo arrivati dalle famiglie di questa comunità. Infatti abbiamo cercato di fare contemporaneamente sia la mensa nei tempi, poi c'è stata la legge Bossi-Fini e allora sono scomparsi tutti per paura di essere istradati. Il motivo per cui è nata la distribuzione del pane del giorno prima è perché dei bambini insultavano la mamma dicendo tu non sei bravo come le altre mamme, perché, ma perché? E una mamma è venuta qui a piangere perché i bambini la insultavano, ma e io dico non le posso comprare la merendina come fanno tutte le altre mamme per portarla a scuola. Tutti i giorni abbiamo da 50 a 60 famiglie, dico famiglie, e quindi dietro ogni famiglia ci sono 4, 5, 6 componenti che usufruiscono di questo servizio. Del volontariato, che quindi è iniziata in modo molto povero ed è arrivata ad una realizzazione che è fondamentale per l'assetto urbanistico. L'Aves di Ragusa è un'Aves importante, un'Aves di grande prestigio, che dà prestigio ai ragusani, che dà prestigio a tutti noi e ci dà un riconoscimento molto importante. Quello che diceva il professore Flaccavento è un po' la storia, io l'ho vissuta assieme a lui questa storia, è una storia che parte da lontano perché contrariamente a quello che si può pensare, l'Aves di Ragusa è tra le più giovani Aves d'Italia. Noi quest'anno a ottobre compiremo 40 anni, ma ci sono Aves che hanno 90 anni, che ne ha 70, che ne ha 80, quindi 40 anni è ancora un Aves giovane, un Aves molto giovane. E se da un lato è un Aves molto giovane, dall'altro lato è un Aves il cui prestigio è fuori ogni discussione. Repubblica, il giornale Repubblica è un giornale ovviamente conosciutissimo di una grande testata, ha fatto un dossier per quanto riguarda i donatori di sangue e alla fine ha concluso, ha fatto questo articolo e dico solo il titolo, dice "E Ragusa si scopre la capitale d'Italia di chi dona il sangue". Questa è la serie di diverse attività. Fondamentalmente c'è Porto Franco, c'è il manifesto, che è un modo di un aiuto alla scuola, per cui c'è un dopo scuola, cui gli insegnanti si rendono disponibili per aiutare i ragazzi fino alle scuole medie e superiori, che ancora si chiamano così, perché sì. E che danno una mano secondo le loro competenze. Poi c'è un altro gruppo che fa un piccolo banco di solidarietà che significa portare pacchi di alimenti a domicilio a famiglie che hanno qualche difficoltà più o meno temporanea. Poi c'è anche un altro gruppo che si occupa, così, rappresenta l'APIS, l'Associazione Volontari del Servizio Internazionale,
che invece è un'associazione che è dedicata verso l'estero, per cui cerca di aiutare con diversi progetti, però tutti all'estero. Ovviamente nei paesi in via di sviluppo, quindi America Latina, Africa, insomma, eccetera. Poi c'è un piccolo gruppetto che faccio parte che si occupa del banco alimentare, nel senso che a livello della provincia cerca di aiutare tutte le strutture convenzionate col banco alimentare, insomma, le segue, insomma.